Bentornati amici in un mio nuovo video. Oggi parleremo di Samsung Galaxy Book Flex. Ma prima, sigla! Prima di iniziare con il video vi ricordo come di consueto di lasciare un bel mi piace qui sotto, di iscrivervi al canale attivando l'apposita campanellina per ricevere tutte le mie notifiche sui video futuri. In un mondo dove ormai tutti i dispositivi si assomigliano uno con l'altro, pensiamo solo ai cellulari, ormai non c'è tutta questa creatività a livello tecnologico da dire ah è meglio questo, è meglio quell'altro, ormai sono tutti molto simili. Finalmente Samsung con i suoi nuovi portatili è tornata anche in Italia, presentando qualcosa che ancora non si era visto, principalmente per il suo design e anche alcune funzioni che vedremo in seguito. Ma appunto, cominciamo a parlare del design. Il portatile si presenta in questa colorazione blu metallizzato, anche la scocca è in metallo. Sfortunatamente, come tutte queste cose, sono molto belle da vedere quando si estraggono dalla confezione, ma al primo utilizzo si cominciano a riempire completamente di impronte. Ma tralasciando questo, ha un design molto originale. È molto sottile, infatti il suo spessore è di 12,9 mm e ha un peso molto contenuto di 1,15 kg. Quindi è adattissimo per la portabilità. Infatti non pesa niente. Poi sulla parte posteriore è presente una ventola dedicata al ricircolo dell'aria in modo da raffreddare i componenti, anche se è assente una ventola, ovviamente per problemi di spazio. E proseguendo su il primo lato è presente il connettore jack per le cuffie, una Type-C dedicata sia alla ricarica sia a, ad esempio, lo scambio di informazioni, di dati e l'utilizzo di un monitor esterno, e sia uno slot per la micro SD. Ovviamente all'interno della confezione è disponibile uno di quei strumenti per rimuovere il carrellino. E poi infine è presente un altoparlante. Sull'altro verso invece sono presenti il secondo altoparlante, il tasto di accensione e spegnimento, anche se come vedremo non sarà praticamente mai necessario se non per metterlo in stand by, in quanto all'apertura del computer il dispositivo si accenderà. Poi due altre prese USB-C e infine l'alloggiamento per la S Pen. Quindi tutto sommato possiede tutto quello che ci serve per la connettività. Ma andiamolo a vedere più da vicino. Innanzitutto questo portatile ha diversi utilizzi, o meglio, ha due utilizzi, due modalità di utilizzo. La prima è la versione classica, quella appunto da portatile. La seconda invece, visto che le cerniere permettono di ruotare il display di 360 gradi, è quella tablet. L'unica cosa che non mi è piaciuta per niente è qualche, diciamo, gancio, calamita per tenere bloccato questa parte di schermo quando si utilizza in modalità tablet, perché diventa un po' scomodina, soprattutto perché è un po' ballerina. Scusate la rima. Ma a parte questo, anche l'utilizzo da tablet è comodissimo perché si tiene tranquillamente con una mano e con l'ausilio della nostra S Pen è possibile tranquillamente prendere appunti, utilizzarlo appunto come tablet in sostanza. Poi per quanto riguarda la tastiera, è una tastiera molto comoda e molto performante, ha una corsa di tasti molto bassa anche se non arriviamo a quelle del MacBook Pro per intenderci, ed è ovviamente retroilluminata. Inoltre sulla parte inferiore abbiamo un touchpad in vetro molto reattivo e molto comodo da utilizzare. Oltre a questo, il touchpad permette anche l'utilizzo del wireless power shell, ovvero se noi l'attiviamo attraverso l'apposito pulsante e prendiamo un dispositivo che permette la ricarica wireless, appoggiandolo sopra al touchpad noi possiamo ricaricare il telefono. Poi per quanto riguarda sicurezza e accessibilità è stato inserito un tasto al di sotto del tasto invio, una placchettina più che un tasto, che ci permette di sbloccare il dispositivo tramite impronta digitale con Windows Hello. Tra l'altro questa funzione è molto veloce e reattiva, quindi sarà proprio un attimo sbloccare il nostro PC. Per quanto riguarda le prestazioni, questo dispositivo monta un microprocessore Intel
i5 di decima generazione. Scelta strana perché di solito si passa da 8 a 16 GB di RAM. Questo invece per ora è disponibile solo nella versione da 12 GB di RAM. Inoltre ha un hard disk al suo interno, SSD ovviamente, da 512 GB. Quindi anche come prestazioni, capacità e reattività abbiamo un dispositivo coi contro, non si può dire. Comunque avete capito. Ciò nonostante però questo dispositivo è visto più che altro come utilizzo lavorativo. Io ho provato a montarci alcuni video e ci si riesce abbastanza tranquillamente. Il problema è che in fase di rendering i tempi di renderizzazione sono decisamente più lunghi di un PC fisso, anche se abbiamo delle ottime caratteristiche. Ma per tutto il resto, quindi presentazione in PowerPoint, utilizzo di Word, utilizzo di programmi di grafica come Photoshop e Lightroom, è performante al 100%. Poi inoltre Samsung ha deciso di personalizzare questa versione di Windows 10 inserendo all'interno un menu impostazioni dedicato che ci permette innanzitutto di gestire il risparmio energetico, poi gestire anche le impostazioni dello schermo. Infatti è possibile selezionare il colore, disattivare o attivare la modalità HDR essendo questo uno schermo HDR, selezionare la modalità all'aperto che ci permette di rendere lo schermo visibile all'esterno. Infatti se noi l'attiviamo vediamo che la luminosità dello schermo viene sparata a livelli altissimi ed è possibile quindi vederlo sotto la diretta luce del sole. Ricordiamo inoltre, visto che ne stiamo parlando, che questo schermo è uno schermo con risoluzione di 1920x1080, quindi in HD, ed è con tecnologia QLED. Questa cosa è molto importante perché Samsung in questo modo ha deciso di far sbarcare anche sul reparto portatili la tecnologia che utilizza sui televisori. Infatti è uno schermo molto performante e molto ben definito, anzi molto definito e molto luminoso. E poi per ultimo è possibile gestire le modalità della e le funzioni della S Pen, perché esatto, questo dispositivo è dotato di S Pen integrata, infatti c'è proprio, come abbiamo detto all'inizio, l'alloggiamento. Quando noi la estraiamo sul monitor vengono presentate queste iconcine che sono niente di meno che gli Air Command, viste anche su tutta la serie dei Galaxy Note. Infatti ci possono permettere di creare una nota e poterci scrivere tranquillamente al suo interno. Poi ci permettono di fare screenshot, selezionare solo determinate parti di pagine, fare uno screen, creare GIF, comunque tutto quello che abbiamo visto anche sulla gamma dei Note 10. Comunque è una cosa molto utile perché ci permette appunto di utilizzare la modalità tablet nel miglior modo possibile. Quindi che dire di questo portatile? È un portatile che è adatto più o meno a tutti, ma non a tutti i portafogli, perché sinceramente è un portatile che costa adesso sul mercato, poi magari andando più avanti il prezzo si abbassa, ma costa 1.699 euro, quindi diciamo che con un prezzo del genere, e se devo spendere gli stessi soldi, andrei a puntare di più su un MacBook o comunque, avendo le stesse caratteristiche, magari su un HP Spectre, che è vero non ha la penna inserita ma esterna, però intanto stiamo parlando di un i7 per quanto riguarda HP, quindi cioè, ci sono dei computer con le stesse prestazioni a prezzi molto più bassi. Che dire, di questo computer ce ne sarebbero molte di cose da dire. Quelle che mi piacciono ve le ho dette: mi piace molto lo schermo, mi piace molto la tastiera, mi piace molto il fatto della modalità tablet, mi piace molto la S Pen. Cose che non mi piacciono invece sono due principalmente. Uno è l'impianto audio, è un impianto audio di AKG, ma questo si può dare anche la colpa al fatto che deve essere contenuto, in quanto lo spessore del dispositivo non è esagerato. Un'altra cosa che non mi piace assolutamente è l'impianto di cerniere che permettono appunto il movimento del display, e non mi sono piaciute neanche un po', in quanto se voi guardate, se io lo apro, ok, lo apro e con un dito lo tocco semplicemente,
questo si muove. Cioè mi hanno dato la sensazione di cerniere non tanto resistenti. Infatti se io faccio così, come vedete, il monitor scende tranquillamente. Però per il resto, tutto sommato, è un ottimo computer. Bene amici, detto questo, penso di avervi tenuto qui fino a sufficienza. Spero che il video vi sia piaciuto. Lasciatemi un commento magari qui sotto per capire cosa ne pensate voi di questo computer. E io, detto questo, vi saluto e ci vediamo al prossimo video. Ciao!